Eder. Mac. Pallister. Il movente dell'omicidio di Sharon Verzene, una barista di 33 anni, rimane avvolto nel mistero. La giovane è stata accoltellata a morte nella notte tra il 29 e il 30 luglio mentre si trovava in via Castagnate a Terno d'Isola, il paese dove viveva con il compagno Sergio Ruocco, in via Merelli. Secondo le prime ricostruzioni, Sharon è stata colpita con 4 coltellate, 3 delle quali risultano fatali. Una al petto e 2 alla schiena, le quali hanno danneggiato la regione polmonare, causando un'emorragia interna. L'autopsia ha rivelato che non ci sono stati segni di difesa, suggerendo che la vittima non ha avuto né il tempo né la forza di reagire all'aggressione. I carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo, insieme alla compagnia di Zogno, stanno indagando sotto la supervisione del sostituto procuratore Marchisio. Gli inquirenti non escludono alcuna pista, esaminando a fondo la vita della vittima. Attraverso le testimonianze di familiari, amici e colleghi, cercano di comprendere se qualcuno potesse nutrire un forte risentimento nei confronti di Sharon, che era generalmente considerata una persona tranquilla e riservata. Un'ipotesi è che l'aggressione possa essere avvenuta in modo casuale, con Sharon che potrebbe essersi imbattuta in un aggressore durante la sua passeggiata notturna. Le circostanze dell'aggressione sembrano escludere l'idea di un litigio pregresso. Nessuno nei dintorni ha udito discussioni prima delle grida di aiuto di Sharon, il che rende poco probabile che la situazione sia degenerata da un conflitto. A Terno d'Isola, molti residenti e commercianti hanno segnalato problemi di sicurezza, principalmente legati allo spaccio di droga e alla microcriminalità. Gli investigatori hanno ricevuto segnalazioni riguardo a un pregiudicato di origine straniera, domiciliato a Capriate, avvistato in via Castagnate poche ore dopo il delitto, ma non sono state confermate ulteriori informazioni. Per cercare di ricostruire gli eventi, gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e i tabulati telefonici. Purtroppo, il tratto di via Castagnate dove Sharon è stata accoltellata, precisamente all'altezza del civico 32, non è dotato di telecamere pubbliche. Tuttavia, si stanno incrociando le riprese delle telecamere private e di quelle dei comuni limitrofi per tentare di identificare eventuali movimenti sospetti. Sharon era solita percorrere un percorso ad anello durante le sue passeggiate serali, che in genere includeva via delle Ghiar, via Casolini e piazza Sette Martiri. Un tragitto ben illuminato e monitorato da telecamere. La sera della tragedia, Sharon è uscita di casa verso mezzanotte. È possibile che abbia modificato il suo solito percorso, dirigendosi comunque verso via Casolini, la strada alberata che conduce alla rotatoria. Superato il parcheggio, avrebbe raggiunto piazza Sette Martiri, dove ci sono 2 telecamere pubbliche. L'aggressione è avvenuta dopo che Sharon ha imboccato via Castagnate, sorvegliata da telecamere della filiale di Intesa San Paolo e da altri impianti poco dopo. Subito dopo l'aggressione, Sharon ha gridato aiuto e ha tentato di contattare qualcuno al telefono. È stata soccorsa da 2 passanti che hanno sentito le sue grida, ma per lei non c'era più nulla da fare. Circa 50 minuti erano trascorsi da quando aveva lasciato la propria abitazione, un intervallo di tempo sufficiente per percorrere anche il tragitto abituale. Rimangono dunque molte domande senza risposta. Cosa è successo in quei momenti critici? Chi ha compiuto questo atto violento e perché? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!